Il lavoro nasce da una collaborazione tra Tecne Autostrade per l'Italia, il Politecnico di Torino e l'Università di Parma. È un lavoro multidisciplinare che nasce da uno studio piuttosto ampio sulle gallerie esistenti in muratura. Io vi racconterò una piccola parte di questo studio. Come dicevo, il lavoro è interdisciplinare, parte dal problema delle gallerie, per passare agli edifici esistenti, al mondo del restauro, alla sicurezza strutturale e così via. Come caso di studio, come esempio paradigmatico, abbiamo scelto la galleria Giovi, che è una delle 11 gallerie presenti sulla camionale Genova-Valle del Po, costruite tra il 1932 e il 1935. Probabilmente, se siete arrivati a Genova passando sul Ponte San Giorgio, avete percorso una di queste gallerie, o forse tutte, poiché sono aperte al traffico. E quando furono costruite, in meno di 3 anni, le gallerie furono un'opera molto importante, infatti trovate addirittura un video dell'Istituto Luce che le descrive. Noi abbiamo adottato per queste gallerie un approccio simile a quello degli edifici storico-monumentali, quindi siamo partiti dalla ricerca storico-archivistica. Qui vedete il disegno originale del progetto con le diverse fasi costruttive. A noi tecnici e scienziati delle costruzioni piuttosto interessanti perché ci permettono di capire alcune cose, che la galleria è realizzata in muratura di mattoni pieni e malta, ma alcune porzioni sono in muratura in pietra perché più resistenti all'umidità e all'acqua. E poi ci permettono di capire la tessitura muraria. Abbiamo proseguito con dei rilievi, rilievo geometrico di tipo laser scanner che ci permette di vedere alcune, di evidenziare eventuali deformazioni, il rilievo termografico per osservare l'umidità o porzioni distaccate, il rilievo completo delle lesioni non solo locale ma dell'intera galleria e poi soprattutto il rilievo della qualità muraria. Per la qualità muraria abbiamo proposto delle nuove schede di rilievo che partono sì dal rilievo delle gallerie, ma le integrano con i concetti di rilievo del restauro e quindi andiamo a guardare la tessitura muraria, le dimensioni di mattoni e blocchi, le dimensioni dei letti e giunti di malta, il degrado, le infiltrazioni, l'umidità. Perché tutti questi dati sono utili? Beh, abbiamo diversi obiettivi che nascono da queste schede. Possiamo andare innanzitutto a vedere l'omogeneità della muratura e quindi mirare le prove da eseguire sulla muratura stessa. Possiamo fare una stima speditiva della resistenza mediante dei metodi come l'indice di qualità muraria proposto per gli edifici, ma che può essere adattato al caso delle gallerie. E poi possiamo andare a vedere con opportuni indicatori eventuali distacchi di piccole porzioni, come quelle che vedete rappresentate nella fotografia. Abbiamo proseguito con lo studio della tessitura e dello spessore murario con dei carotaggi e videoendoscopia. Cosa si vede? Che lo spessore murario è molto importante, oltre 1 metro, e i letti di malta sono 15-20 mm. C'è quindi una differenza tra gli edifici storico-monumentali e le gallerie. Lo spessore di questa muratura e i diversi letti di malta. Ci sono quindi più analogie con i ponti in muratura o le grandi cattedrali che non gli edifici studiati nelle nostre normative. Per quanto riguarda la resistenza della muratura, siamo partiti con le classiche prove su martinetto piatto, prima singolo e poi doppio, che sono quelle classiche per le gallerie, ma anche per la muratura. In questo caso, ma come in molti casi, la prova del martinetto non viene spinta fino alla rottura della muratura, si arresta prima. Qui vedete la curva blu che non raggiunge il picco della curva sforzi-deformazioni. E pertanto cosa succede? Che noi non abbiamo la reale resistenza della muratura, ma una sua sottostima. Mentre abbiamo un'ottima stima del modulo elastico. Allora, solitamente in questi casi cosa si fa? Si calcola la resistenza della muratura a partire dal modulo elastico e si stima la sua resistenza. Attenzione però, la muratura in questo caso è molto spessa e quindi occorre correggere il valore del modulo elastico misurato per mettere in conto il fatto che il martinetto è solo 25 centimetri, mentre il muro è 1,20 m. Ci sono dei lavori che affrontano questo problema e ci forniscono dei coefficienti correttivi. Ecco, in questo modo allora, usando ad esempio delle formule di comprovata validità, come quelle dell'Eurocodice o delle norme tecniche per le costruzioni, troviamo la resistenza della muratura. Ma è affidabile questo dato? È corretto trovare la resistenza a partire dal modulo elastico? Vi faccio vedere qualche dato sperimentale. Ecco, la legge di comprovata validità è questa curva, questa retta blu. Qui vedete disegnato il valore del modulo elastico al variare della resistenza. I punticini sono delle prove sperimentali fatte su muretti in muratura, spessi 12 cm, e protestati secondo la EN 1052-1, la norma richiamata dall'Eurocodice appena utilizzato.
cosa vediamo? Che i dati sperimentali sono molto dispersi, c'è una grande variabilità, quindi la relazione tra modulo elastico e resistenza non è poi così forte, così robusta, e questo spiega anche perché l'eurocodice utilizzi come coefficiente 1000, ma se poi usiamo le FIMA o le norme MSJC o le norme australiane, eccetera, questo coefficiente varia a 550, 850, 700, quindi non è un numero granitico quello che abbiamo, ed è necessario allora utilizzare questi dati, sicuramente interessanti, ma integrandoli con altri approcci. E quali approcci abbiamo utilizzato? Dapprima abbiamo caratterizzato il materiale, cosa che si fa abitualmente nel mondo degli edifici storico-monumentali, quindi resistenza dei mattoni e resistenza della malta, utilizzando anche dei metodi mutuati dal mondo dei ponti in muratura, come il double punch test. Sulla base dei risultati di malta e mattoni, qui abbiamo mattoni con una resistenza di 24 MPa, 5 e un coefficiente di variazione 0,27, il 27%, piuttosto alto. Per la malta 4,2 MPa e 0,13 di coefficiente di variazione. Ecco, questi dati li abbiamo usati utilizzando altre metodologie per stimare la resistenza della muratura, ad esempio l'eurocodice con questa sua equazione legge di potenza. È molto diffusa, funziona questa legge, però ha alcuni limiti. Il coefficiente di variazione dovrebbe essere minore del 25, noi abbiamo il 27. E lo spessore dei letti di malta è quello degli edifici, 6-15 mm, il nostro è 15-20, e poi non considera lo spessore murario di un metro, quindi la applichiamo ma con qualche attenzione. Poi abbiamo usato, visto che i mattoni sono mattoni moderni, fatti da fornaci moderne, abbiamo usato la tabella proposta dall'NTC per gli edifici nuovi. Anche qui riusciamo a stimare la resistenza della muratura. La tabella vale per spessori dei letti di malta tra 5 e 15 e anche in questo caso non c'è lo spessore murario. Abbiamo continuato con la tabella del capitolo 8 dell'NTC per gli edifici storico-monumentali. Fornisce direttamente la resistenza, dà una correzione per lo spessore del letto di malta. Se supera un certo valore, moltiplica tutto per 0,7, un approccio un po' grossolano. E anche in questo caso lo spessore del muro massiccio non compare. E infine, un altro approccio piuttosto interessante, l'indice di qualità muraria proposto dal professor Borri. Sulla base di 7 parametri determinati per via visiva e speditiva, si va a stimare la resistenza della muratura. Ancora una volta non c'è lo spessore TJ del letto di malta e lo spessore murario. Che risultati abbiamo ottenuti? Ecco, sono qui riassunti in questa tabella. La prima colonna, martinetti piatti, si vede il valore minimo, il valore medio e il valore massimo trovati a partire dal modulo elastico. E poi c'è l'eurocodice 6, il DM per la muratura nuova, il DM per la muratura esistente e l'indice di qualità murario. Tutto sommato i risultati non sono poi così male. Abbiamo resistenze che vanno dai 5 ai 7, 7,5 MPa, quindi la dispersione non è così grande e questo ci conforta. Invece incertezze maggiori si hanno per il modulo elastico, ma questo è anche normale, dipende dal tipo di malta e anche dallo spessore dei letti, che in queste equazioni non compare. Ecco, allora i metodi visti certamente funzionano, però è necessario considerarli, integrarli, considerando lo spessore dei letti di malta, vanno modificati con opportuni coefficienti correttivi. La norma italiana ci dice però che, visto che facciamo poche prove e non possiamo usare con 2, 3, 4 prove direttamente quei valori di resistenza, ci chiede l'updating bayesiano. Di cosa si tratta? Prendi i dati delle prove e ne fai una media pesata con le resistenze della normativa. Più prove fai e meno pesano le resistenze della normativa. Ecco, oltre a questo tipo di updating bayesiano, noi proponiamo di fare anche un updating bayesiano considerando i risultati delle gallerie precedenti. Ne abbiamo 11, via via arricchiremo il nostro database e avremo sempre più dati sperimentali. Cosa ce ne faremo di queste resistenze? Beh, ad esempio dovremo definire un modello per la nostra galleria in muratura. L'ingegnere Bacolini ci ha fatto vedere alcuni modelli del passato, ma magari utilizzeremo anche dei modelli del futuro. Dovremo definire delle azioni con il coefficiente parziale gamma Q e dovremo definire le resistenze della muratura. Non solo quindi il valore medio, ma dovremo definirlo, dividerlo per il coefficiente parziale gamma M. Ma quali coefficienti parziali? Il coefficiente 3, che si usa per gli edifici storico-monumentali in muratura, definito per i muri, oppure un coefficiente parziale specifico per le gallerie, calcolato con reliability methods, ad esempio passando attraverso reliability index beta. Noi pensiamo che questa sia la strada per riuscire a verificare le gallerie, ci stiamo già lavorando, ma questa parte ve la racconteremo al prossimo convegno Fabre. Grazie per l'attenzione. Grazie Daniele. Ci sono domande? Io ho una curiosità,
È possibile robustire il modello? Cioè, andando a operare su altre gallerie esistenti, è sempre possibile aggiungere dati e incrementarli per robustire il modello? O in alcuni casi i dati non possono essere combinati a quelli già disponibili? Ottima domanda. Per mettere insieme i dati devono avere caratteristiche simili, perché altrimenti andiamo a fare confusione, non possiamo mettere insieme mele con le pere. Ed è proprio per questo motivo andiamo a compilare queste tabelle di rilievo della muratura. Quindi se avremo mattoni con le stesse dimensioni geometriche, giunti di malta con le stesse spessori, con le stesse caratteristiche, allora possiamo ritenere che i dati siano piuttosto omogenei e possiamo certamente metterli insieme. A livello di normativa in realtà questa distinzione non si fa, perché a livello di normativa l'updating bayesiano lo fai prendendo le prove che hai fatto con i tuoi martinetti o con i tuoi metodi e poi lo vai a mescolare con i risultati della tabella della normativa con il rigo corrispondente. Quindi se hai muratura di mattoni pieni e malta di calce, usi quel rigo lì e basta, indipendentemente dalle caratteristiche di quei mattoni. Le cose si complicano però quando dal mattone noi passiamo alla muratura in pietra, perché lì le incertezze sono ancora maggiori. Però non solo è richiesto, ma è prescritto, ecco, è previsto.